Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati per questo ultimo appuntamento di aprile. Mentre vi collegate eh, ho alcune cose da dire prima di iniziare questo pomeriggio culturale. Allora, innanzitutto eh, complimenti alla squadra del museo che si, è, che si è piazzata al primo posto per la regione Lombardia all'interno del concorso al quinto trofeo Mario Dutto al premio nazionale Alberto Giacca. Quindi complimenti ai nostri soci che hanno partecipato e che hanno portato avanti questa e che hanno vinto eh, per la regione Lombardia questo, questo concorso fotografico. Quindi a tutti loro vanno e alla squadra del museo vanno i nostri complimenti. Poi intanto saluto tutti quelli che mi stanno salutando. E come ben sapete, da lunedì, essendo in zona gialla, il museo potrà riaprire. Quindi riapriremo martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 a mezzogiorno senza prenotazione, mentre invece, per chi vorrà venire a visitare il museo il sabato e la domenica, invece dovrà effettuare una prenotazione che potrà avvenire tramite mail al nostro indirizzo museo museobrescia.net oppure telefonicamente al nostro numero che è 030 49 137. È importante che chi vuol venire nel fine settimana faccia la prenotazione perché altrimenti non potremo far accedere le persone che non hanno effettuato appunto la prenotazione. E eh, come anticipazione di quello che sarà invece il mese di maggio, che sarà anche questo un mese molto ricco di appuntamenti, il primo di maggio, che è sabato, non ci sarà nessun appuntamento. Invece il primo, eh, il primo appuntamento lo troviamo l'8 di maggio con il concorso interno riservato ai soci a tema paesaggio urbano a colori, in cui ci sarà come giuria. Come giurato Fabio Magara, che abbiamo già incontrato l'anno scorso durante una diretta, eh, sempre qui online. Avremo poi ospiti nel corso del mese, eh, autori importanti. Avremo un fotografo direttamente dalla, dalla Francia, che è Joan Fournier. E sono davvero molto felice che abbia accettato il nostro invito a partecipare e a raccontarci la sua fotografia. Se non lo conoscete eh, potete andare su Instagram e troverete le sue fotografie molto oniriche e surreali. Per questo ringrazio Alessandra che mi ha consigliato eh, appunto questo autore. Avremo Vincenzo Pagliu e molto probabilmente avremo Claudio Mainardi che adesso siamo un attimo eh, in stand-by per, per capire se potrà quel giorno. Eh, partecipare all'incontro. Eh, visto che siete già numerosissimi, allora a questo punto io partirei, saluto tutti. Eh, oggi non ho nessun ospite perché l'incontro appunto lo terrò io ed è come leggete nella locandina un incontro propedeutico a quello che sarà il concorso interno di novembre, che è appunto dedicato alla fotografia metafisica, in cui avremo come giurato, come giuria Giorgio Galimberti e quindi oggi eh, ci sarà... Eh, questo incontro eh, in cui io cercherò di delineare quelli che possono essere i tratti principali, fondamentali di quello che noi intendiamo per eh, fotografia metafisica. Essendo che l'incontro lo tengo, io farò un po' fatica a fare contemporaneamente l'incontro e contemporaneamente leggere le vostre domande. Cercherò comunque di tenere sott'occhio tutto nel caso eventualmente le domande, i dubbi, le considerazioni magari eh, le riprenderò alla fine dell'incontro per non tralasciare nessuno. Quindi io, già che ti sono, partirei. <ride> ehm, L'argomento è abbastanza insidioso, nel senso che come tema scelto dai nostri eh, soci per i concorsi del 2021 è forse tra quelli più insidiosi, più difficili da, da capire. Eh, quindi ho voluto fare una panoramica di quella che è la pittura metafisica, che è quella appunto da cui deriva eh, poi eh, quello che noi intendiamo per fotografia metafisica e, e quindi poi analizzerò alcuni autori del passato che vengono considerati eh, appunto metafisici fino ad arrivare alla contemporaneità con poi un piccolo abbozzo di un'altra considerazione eh, che mi è venuta facendo questo, preparando questo incontro e che in realtà lascerò un pochino lì questo alone di mistero e di, e di dubbio che magari strada facendo quest'anno andremo a recuperarlo come argomento. Quindi possiamo partire e partiamo Malissimo perché è partita la slide, ma la facciamo partire immediatamente. E quindi chi è il, il padre del, della metafisica? È sicuramente Giorgio De Chirico, che vediamo in questa bellissima fotografia in bianco e nero scattata da Irving Penn ma eh, contestualizziamo un attimo il momento storico anche artistico in cui noi ci troviamo ad affrontare questa corrente artistica, eh, perché sicuramente il Novecento è stato quel secolo caratterizzato dalle avanguardie, è stato quel secolo di, di cambiamento, di prese di coscienza anche da parte degli artisti, eh, di prese di coscienza anche sulla storia e di reazioni anche verso di esse, verso quella che era stata anche la tradizione eh, accademica. Per De Chirico eh, l'arte è considerata pura metafisica, nel senso che non ha nessun legame con la realtà naturale o storica e eh, la sua presenza è in qualche modo ambigua e inquietante e contraddittoria, poi questo lo vedremo affrontando le sue opere. E cosa ha fatto De Chirico? Ha preso, ha collocato delle forme senza sostanza vitale in uno spazio vuoto e praticamente inabitabile, in un tempo che Guardando le sue opere ci appare totalmente immobile e fermo. Quindi pone a noi spettatori eh, che guardiamo le sue opere degli enigmi eh, che non sempre ci appaiono a primo impatto facili, eh, facili da risolvere. Ha sempre considerato l'arte come un, un elemento di disturbo che in qualche modo ci disambienta e ci, ci estragna. E quindi guardando le sue opere tutto può accadere, tutto può essere compromesso in una, in una frazione di secondo. E. Sicuramente De Chirico è stato colui che prima ancora eh, dei, dei dadaisti, perché noi dobbiamo ricordare che la metafisica cronologicamente si pone eh, prima sia del surrealismo che del, che del dadaismo, ha eh, sottolineato e ha capito e ha dichiarato questa incongruità eh, dell'arte rispetto alla civiltà moderna, perché eh, secondo De Chirico l'arte eh, non poteva porre dei rimedi alla società come invece avevano pensato di fare e avevano creduto eh, gli artisti dell'avanguardia, però il suo essere è, è sempre stato un essere in contraddizione e quindi De Chirico, se vogliamo, rappresenta quel fatto totalmente nuovo nell'arte di inizio Novecento, in particolare a partire dagli anni dieci eh, del secolo, eh, del secolo sto, eh, scorso ed è stato anche in qualche modo contraddittorio rispetto alla, alle avanguardie, proprio perché eh, le avanguardie, come dicevo, avevano cercato di inserirsi all'interno di quello che era stata la trasformazione eh, della società. E quindi lui non va a modificare quella che è la realtà eh, o a interpretarla, ma si pone con la sua arte proprio a creare quella che è un'altra realtà, che è appunto quella che noi definiamo una realtà eh, metafisica. E quindi lo fa però in un modo che se vogliamo, entra in contraddizione con quello che dichiara, eh, perché appunto va a raffigurare delle cose, degli oggetti che fanno parte della realtà che noi possiamo riconoscere, ma in qualche modo ce le rende strane attraverso le sue, le sue opere. Questo è un autoritratto, perché poi lo vediamo lungo il percorso, De Chirico ha realizzato numerosissimi, praticamente un centinaio eh, di, di propri autoritratti e lui stesso aveva dichiarato di pensare per immagini o raffigurazioni. E infatti diceva che l'immagine è la principale espressione del pensiero umano. Quindi definendo quella che è la metafisica, la possiamo definire come quella, quella, quel modo di, di, di ragionare, di dipingere, o poi lo vedremo, di fotografare, che va al di là delle cose fisiche. E quindi De Chirico ha indagato attraverso le sue opere il senso nascosto eh, che si cela dietro alle cose, dietro agli oggetti, ma attraverso quelle cose che noi vediamo sempre e che eh, noi possiamo riconoscere attraverso le sue opere, ma che attraverso questi dipinti diventano fonte di mistero e di enigma. E secondo De Chirico questo enigma metafisico si può nascondere ovunque, si può nascondere dietro una statua, si può nascondere dietro all'arcata di un palazzo, si può nascondere dietro a un'ombra, dietro a una silhouette, dietro a un manichino, addirittura dietro a un, a un biscotto ferrarese, se avete in mente alcune opere di De Chirico anche questi richiami che costantemente ci sono all'interno delle sue opere che fanno riferimento a dei momenti del suo percorso di vita a partire dall'infanzia eh, fino alla contemporaneità. E quindi se noi cominciamo ad analizzare alcune opere di, di De Chirico, iniziamo con quella che viene considerata uno dei primi eh, dipinti che possiamo inserire in quel... Eh, umore, in quell'atmosfera che lui stesso mh, definiva Stimmung, cioè dal, dal tedesco, che appunto vuol dire atmosfera, umore, che è carica di mistero e di attesa. È l'Enigma dell'Ora, è un'opera del 1910-1911 in cui eh, rappresenta questo porticato con queste arcate caratterizzate da quest'ombra, eh, molto scura, ma attraverso questo palazzo noi comunque riusciamo a vedere il cielo: al di là delle aperture che troviamo nella parte superiore, c'è un orologio al centro che ovviamente si richiama al titolo che indica un, un orario pomeridiano e questo lo possiamo riscontrare anche dall'incidenza delle ombre di questi strani personaggi che ci sono all'interno dell'opera perché qui in primo piano c'è questa strana figura eh, con questo chitone bianco e sicuramente gli abitanti di questo dipinto non sono i personaggi fisici in sé, ma eh, i protagonisti, gli abitanti sono sicuramente il tempo e l'enigma e crea anche questa lieve vertigine all'interno dell'opera perché se notate è come se eh, il porticato fosse ripreso di scorcio, invece la vasca fosse presa frontalmente, quindi anche questi punti di fuga, questi punti di vista che sono incongrui che destabilizzano l'osservatore, aumentano ancora quel senso di rebus, di enigma eh, che appunto De Chirico voleva far emergere attraverso le sue opere. E Un'altra opera del 1912 è La Nostalgia dell'Infinito. Eh, tra l'altro, stranissimo il formato del dipinto allungato che serve proprio per eh, accentuare lo slancio eh, di questa torre. Si intravede ancora una volta un altro elemento tipico, che è appunto l'arcata eh, sulla destra e quella netta ombra che proietta sul terreno. Ci sono questi due piccoli personaggi eh, che proiettano sempre le loro ombre come se fossero quasi una meridiana. Per eh, dilatare appunto quel sentimento di infinito spaziale che viene già evocato all'interno del titolo eh, dell'opera stessa. Ombre che sono molto presenti all'interno delle opere di De Chirico che lui stesso diceva. Ci sono molti più enigmi nell'ombra di un uomo che cammina sotto il sole che in tutte le religioni passate, presenti e future. Quindi la presenza umana all'interno delle opere di De Chirico la troveremo sempre sotto forma di ombra, eh, di statua, di silhouette o di manichino. Quindi il riferimento esiste ma come traccia, come segno e non come presenza reale all'interno dell'opera. Un'altra opera enigmatica è l'incertezza del poeta del 1913 perché De Chirico ancora prima dei surrealisti aveva cominciato ad accostare degli oggetti che osservandoli in realtà non avevano dei nessi logici tra di loro. C'è di nuovo l'arcata, il palazzo sullo sfondo, c'è questa statua eh, a cefala qui sulla sinistra, quindi questo richiamo all'antichità, al passato e dall'altra ci sono questi frutti esotici. Ai quali si è cercato di attribuire un significato, da quello che poteva essere un attributo, un significato sessuale, invece, a un significato più politico, e cioè richiamando, con, queste, eh, con questa frutta, le imprese italiane in Libia all'interno. Eh, delle opere di De Chirico ci sono sempre dei richiami al, vi dicevo, al suo passato, alla sua vita vissuta. Infatti, oltre al muro di mattoni che vedete sullo sfondo, si intravede il fumo di un treno e il pennone di una nave. E questi sono sicuramente del, dei richiami alla sua infanzia. Da una parte il treno richiama quello che era il lavoro del padre, che era un ingegnere e che quindi per lavoro doveva continuamente spostarsi. E quindi la nave, eh, la barca, che viene appunto vista come queste continue pellegrinazioni, trasferimenti che lo stesso poeta, eh, scusate, poeta artista doveva e eh, ha compiuto eh, nell'arco della sua vita. Eh, avrete letto all'inizio, non, non mi sono soffermata sulla seconda slide, ma avete visto che De Chirico è considerato uno dei più grandi pittori italiani, ma in realtà era nato in Grecia, eh, a Volos, per poi ovviamente raggiungere, ehm, raggiungere l'Italia. Questa è un'opera bellissima, eh, perché potrebbe tranquillamente essere trasportata in una fotografia, ed è Il mistero e malinconia di una strada del 1914. Curiosità: quest'opera, questo dipinto, era stato acquistato dal gallerista Guillaume, era stato poi acquistato da Breton e poi da Matisse. Breton ricordiamo che è stato il padre fondatore del surrealismo. Mi sono dimenticata di dire a proposito di questo dipinto che De Chirico aveva poi aperto la strada a quel concetto di objet trouvé che eh, era stata la caratteristica principale del, eh, dei surrealisti, cioè questo trovare eh, degli oggetti e accostarli in modo totalmente casuale perché dalla casualità di questi incontri potevano nascere dei nuovi significati. Ritornando al mistero e malinconia di una strada del 1914, c'è cioè questo edificio scorciato sulla sinistra con queste arcate nella parte sottostante e queste aperture nella parte superiore che ricordano un palazzo di Monaco che a sua volta ricorda un altro momento della vita eh, dell'artista nel, nella quale appunto aveva vissuto per un certo periodo in questa città. E c'è in questo dipinto questo senso di, eh, di attesa, eh, di sospensione, tutto appare bloccato, tutto appare quasi congelato. All'interno del dipinto e questo senso di sospensione viene accentuato anche dalla presenza di quella figura, di quella bambina che corre inseguendo questo cerchio, che sembra eh, avvicinarsi al centro della piazza. Noi immaginiamo che dietro questo edificio sulla destra ci sia una piazza perché viene proiettata quest'ombra, probabilmente eh, di una statua. La bambina che dovrebbe essere l'unico essere vivente all'interno dell'opera in realtà non è altro che un'apparizione, quindi appare all'interno del, del dipinto proprio come se fosse una silhouette, come se fosse un'ombra. Un altro elemento che fa parte dei ricordi del, del pittore è quel vagone per i traslochi che trovate sulla destra che ancora una volta va a testimoniare, a ricordare quei continui spostamenti che De Chirico aveva affittuato con la famiglia durante, durante l'infanzia. Una delle opere più celebri eh, che noi tutti ci ricordiamo e che e abbiamo visto eh, sui libri di storia dell'arte del liceo, ma anche dell'università, è sicuramente il dipinto delle muse inquietanti del 1916. Eh, in questo pavimento scorciato, che ricorda quasi il pavimento di una, di una nave, ci sono queste due figure, queste due strambe figure. Ci sono degli oggetti che si rifanno al mondo dell'infanzia, dei bambini, c'è questa scatola che era la scatola nella quale venivano messi i giochi. Eh, del, dell'infanzia, c'è cioè quel bastoncino di zucchero in mezzo alle due statue e queste due figure che sono, delle, sono una via di mezzo tra un manichino e una statua una statua invece presente in secondo piano eh, sulla destra se notate la figura sulla sinistra ha questa testa a forma di pallone quindi quasi ancora a ricordare eh, i giochi eh, del, dei bambini e l'altra invece, quella seduta, questa testa come se avesse questo birillo che ricorda i manichini per i sarti. E entrambe hanno questo aspetto quasi come se fossero delle statue antiche, quindi corrose dal tempo. Altri elementi che si vanno a mescolare perché da una parte c'è un edificio antico sulla destra, sempre con le arcate, c'è il palazzo estense a Ferrara sullo sfondo, c'è quella strana costruzione, quella strana torre bianca al centro e poi una fabbrica con delle ciminiere. Quindi eh, in De Chirico non c'è un tempo stabilito, non c'è un tempo preciso, un tempo che mescola il passato e il presente, crea un tempo totalmente... Nuovo e non c'è un luogo preciso perché anche qui gli edifici non possono, a parte il palazzo stesso, essere definiti e che anche qui c'è questo senso quasi di essere ovunque, sempre. Quindi questo dono dell'ubiquità da parte di De Chirico e quindi De Chirico ci ha mostrato eh, come l'artista può seguire quello che è il filo della, della propria mente, quindi non per forza essere comprensibile eh, a tutti. Poteva tranquillamente dipingere una ciminiera, poteva tranquillamente dipingere l'arcata, una statua, eh, poteva passare da mescolare l'arte rinascimentale all'arte barocca, all'arte greca, in questa, quello che vi dicevo, in questa incostante, inquietante eh, ubiquità. Lui stesso sosteneva che bisogna scoprire il demone di ogni cosa. E quindi questo gli permetteva di mescolare tutte queste influenze. E secondo lui, anche la scoperta dell'enigma, dell'inquietante, poteva essere ovunque, poteva essere dietro l'angolo, poteva. Poteva essere davvero ovunque, dappertutto, ma eh, bisognava avere la capacità di saperlo vedere, di saperlo trovarlo. E quindi questo senso del mistero del tempo, dell'inconscio, di, di questo ricordare, di questo sognare, e che crea appunto tutta questa serie di enigmi, la riscontriamo in tutta la produzione dell'autore. E. Un fatto importante è, vi dicevo già all'inizio, questa serie di autoritratti che realizza, dove da una parte cerca di indagare quello che è il, il suo inconscio, quindi eh, il suo, ehm, la sua vera natura di uomo, ma dall'altra, proprio attraverso le, la realizzazione di questi autoritratti, autoritratti cerca anche di scavare all'interno della propria arte. Se ci pensate, anche Van Gogh qualche decennio prima aveva realizzato una sessantina di autoritratti, da una parte perché vabbè, Van Gogh non aveva molto moltissimi soldi per pagare i modelli e quindi aveva sempre a disposizione se stesso per, eh, per poter dipingere, ma dall'altra gli serviva, come per De Chirico, per affrontare la propria immagine, i propri cambiamenti della vita e dall'altra anche per vedere i cambiamenti eh, all'interno della sua pittura. E, e sicuramente forse l'autoritratto, il ritratto in sé, rappresenta quello che c'è di più fisico, se vogliamo, nell'arte, che quindi si scontra totalmente con invece il concetto eh, di metafisica, cioè di andare al di là eh, delle cose. E lo fa appunto attraverso queste visioni. Io vi mostro fra i 100 autoritratti questo del 1924, in cui De Chirico si dipinge con la testa di Mercurio, perché qui c'è tutta una serie di, eh, di simbolismi che vanno analizzati. Perché eh, da una parte sceglie Mercurio, che noi sappiamo essere il messaggero degli dei, e quindi che eh, tiene tra le mani una lira. E la lira era questo strumento che aveva donato ehm, ad Apollo, Apollo che era stato un altro nome tutelare dello stesso De Chirico, e che sembra cingergli la testa con l'alloro, quindi quasi a dare la gloria un po' come aveva fatto Irving Penn nell'immagine, nella fotografia che avete visto scattata in piazza di Spagna eh, negli anni 40, quindi per glorificare eh, la magnificenza dell'artista, del pittore. Dall'altra la posa delle mani di De Chirico è emblematica e si richiama alla pittura tradizionale perché recupera la posa della vergine annunziata di Antonello da Messina. E quindi è un po' come se Mercurio annunciasse eh, a De Chirico i suoi misteri, però dobbiamo ricordare anche che Mercurio era il dio dei sogni, quindi portava eh, i sogni ai vivi che mentre dormivano, quindi ricollegandoci appunto a quel concetto eh, di, di sogno, di oniricità che noi troviamo all'interno delle opere di De Chirico. Se andiamo avanti troviamo un altro artista che è Carlo Carrà e ve l'ho inserito perché il, la, la parola proprio metafisica eh, viene coniata, viene presa a prestito. Eh, da De Chirico e da Carrà nel 1916, quando i due si incontrano nell'ospedale militare psichiatrico di Ferrara. E quindi attraverso eh, l'incontro di questi due artisti nasce il concetto di pittura metafisica che ovviamente fa riferimento alla filosofia di Aristotele e quindi eh, sta ad indicare quella realtà che trascende quella che viene immediatamente riconosciuta attraverso i sensi. E Carrà è questo pittore che ha subito diverse influenze perché lui nasce e inizia come, eh, come futurista quindi ha questo connubio, questo sodalizio con Boccioni fino all'inizio della prima guerra mondiale poi passa a una fase cubista all'inizio degli anni 10, passa poi ai collage per passare poi alla fase metafisica che analizziamo per arrivare poi a quella corrente dei valori plastici ed infine al realismo magico eh, scusate, al realismo mitico in cui recupera quei valori prospettici della pittura tradizionale mescolati invece eh, a forme più, più astratte e surreali. Eh, la svolta, appunto, vi dicevo, metafisica di Carrà avviene nel 1916 quando si incontra con De Chirico a Ferrara e tra le prime opere eh, che possiamo definire metafisiche c'è questa composizione TA del 1916, in cui eh, eh, Carrà cambia eh, la sua concezione di arte e di pittura, in cui cerca. Eh, di mescolare quella che era la pittura italiana eh, del primo Rinascimento, quindi quell'architettura anche delle forme perfette, mescolate invece alla contemporaneità alla modernità, e soprattutto comincia a considerare l'arte, la pittura, come una pura operazione mentale, quindi accento a quella dimensione eh, spirituale all'interno delle sue opere artistiche. Lui stesso diceva, il mondo delle apparenze degli oggetti non giunge alla sua autentica realtà che in conspectu eternitatis, cioè sotto forma di allegoria metafisica della sua realtà fisica, che altro non è che un incidente offerto quasi per caso alla percezione dei nostri sensi. Quindi lui non rappresenta, seppur prende degli elementi dalla realtà, la realtà nel senso della natura, quindi come appare a noi, ma ce la trasfigura attraverso questa associazione di idee e di immagini. Proprio come lui diceva, cercavo nelle mie tele di creare una sintesi di forme che avesse dei sottointesi di carattere metafisico, come in una realtà percepita nella meditazione o nel, o nel sogno. Quindi tutti gli elementi che vengono inseriti all'interno dell'opera hanno un richiamo a qualcosa che va oltre il loro aspetto esteriore, quindi oltre a quello che noi possiamo percepire eh, con i sensi. Sicuramente un'opera. Che è un po' riassuntiva ed esemplificativa eh, di quello che diceva Carrà, è la Musa Metafisica del 1917, eh, che viene dipinta in quel periodo di chiusura forzata all'interno dell'ospedale militare di Ferrara, dove nella sua stanzetta gli era permesso di dipingere. Quindi l'arte che viene vista anche come terapia, come ancora di salvataggio in un momento difficile della sua vita. E dove all'interno ci sono tutti questi oggetti che sono però degli oggetti eh, emblema che quindi rappresentano degli stati Animo dei, dei ricordi oppure che si legano attraverso delle associazioni oniriche c'è sicuramente di nuovo il concetto di manichino di statua, quindi eh, se vogliamo il ricordo e ricollegarsi al concetto di uomo che sta diventando sempre più come un automa nella società contemporanea dell'epoca quindi stiamo parlando degli anni 10-20 e quindi del periodo eh, delle avanguardie. Eh, c'è un dipinto che rappresenta uno spazio esterno, ci sono queste cartine in rilievo del, di un paesaggio eh, naturale, c'è quella figura geometrica sullo sfondo della stanza, e quindi ha voluto, all'interno di un'opera bidimensionale, mescolare quello che poteva essere lo spazio interno della sua stanza. Mescolandole invece allo spazio esterno, ma in chiave allegorica, quindi richiamandola attraverso le cartine, attraverso il dipinto e attraverso quell'oggetto tridimensionale che ci dà il senso proprio della tridimensionalità dello spazio eh, vissuto e, e reale. Un'altra opera che viene sempre dipinta all'interno della sua stanzetta di Ferrara eh, nello stesso anno è la Camera. Incantata in cui c'è sempre tutto questo insieme di oggetti eh, con un chiaro valore simbolico legato ai ricordi, eh, legato ai sogni del, del pittore, e poi, invece, andando avanti per arrivare poi alla fine del periodo metafisico, per poi passare a quello che è stata il, la corrente dei valori plastici, c'è la figlia dell'Ovest del 1919, dove Carrà porta a una semplificazione, quasi eh, un. Ehm, un less is more, cioè toglie, togliere continuare a togliere sempre più elementi ma ritroviamo eh, la struttura eh, con le arcate sullo sfondo, quindi con il legame con De Chirico e troviamo questa figura eh, che non ha più la testa come la tennista dell'opera dell della musa metafisica di in precedenza ma che diventa questo manichino che ha questa macchia scura al posto del viso, quindi come se eh, diventasse il simbolo sempre maggiore di questa estranietà che eh, Carrà pone eh, alla vita delle cose. Quindi l'incontro eh, fra questi due autori, vi dicevo, porta alla nascita della pittura metafisica, che viene benissimo riassunta eh, in un, alcune righe dette da De Chirico, che vi leggo molto volentieri. Ogni cosa ha due aspetti, una corrente, quella che vediamo sempre, che vedono gli uomini in generale, l'altro lo spettrale o metafisico che non possono vedere che vari individui in momenti di chiaroveggenza o di astrazione metafisica. Quindi un po' anche quel ricordare che l'artista è quello che riesce a vedere un po' di più rispetto agli altri, che ha eh, quella eh, sensibilità eh, che gli permette di andare oltre, eh, oltre le cose. E mi piace anche ricordare... Che Magritte, eh, dopo aver visto eh, i quadri di De Chirico, disse che i suoi occhi avevano visto per la prima volta il pensiero. Quindi eh, questa sorta appunto di chiaroveggenza eh, che caratterizza eh, il, il lavoro di, di De Chirico. Sicuramente, Piazza d'Italia, che è un lavoro un po' più tardo, eh, riassume bene quello che è tutto il concetto eh, dell'arte metafisica, e cioè quell'assenza di movimento, il tempo che appare fermo, che appare bloccato. Scusatemi, ma qui si aprono pagine a caso, eh, assenza di movimento, quindi questo tempo fermo, questi luoghi che sono totalmente silenziosi, quindi è come se ci trovassimo di fronte ad un palco dove non accade nulla, dove non ci sono, eh, dove non ci sono emozioni, dove c'è questa architettura che è classica ma contemporaneamente non è databile, non è legata a nessun luogo preciso. Non c'è la figura umana se non vi dicevo sotto forma di silhouette, di ombra, di statua o di, di manichino. E come appunto ci fossero questi spazi teatrali dove eh, l'esistenza viene, viene recitata, dove l'enigma e, e dove il, lo spettatore deve continuamente cercare eh, in modo quasi inquieto di muoversi all'interno dei dipinti perché eh, ci sono spesso questi punti di vista, questi punti di fuga inconguri e quindi lo spettatore deve in qualche modo cercare il proprio ordine sono disseminati da eh, rebus eh, quindi eh, anche lo, la stessa caratterizzazione di questi cieli che spesso sono molto grigi sono molto verdi intensi dove spesso ci sono i treni eh, dove ci sono le vele delle nave dove ci sono degli, degli elementi inattesi, degli accostamenti eh, totalmente, eh, per noi sembrerebbero casuali, inusuali, ma in realtà eh, decisi e voluti dallo stesso pittore. Quindi da una parte la classicità degli edifici che si mescolano invece alla contemporaneità, la modernità per esempio delle ciminiere e delle fabbriche, quindi come vi dicevo prima di questo passato eh, che si mescola al presente in un tempo che ci appare totalmente indeterminato, come totalmente indeterminato è anche il luogo stesso in cui vengono ambientate. E se dovessimo fare un riassunto eh, di quella che è l'arte, la pittura in questo caso metafisica, ve l'ho eh, riassunta in questi punti che eh, ci possiamo tenere a mente anche per quanto riguarda la fotografia, cioè la descrizione di una realtà che va oltre le apparenze sensibili, quindi quello che dicevamo prima di tutto ciò che è percepibile attraverso i sensi. Sono delle immagini che danno un senso di mistero, di allucinazione o di sogno dove troviamo dei diversi punti di fuga incongrui che quindi destabilizzano l'osservatore, che eh, lo invitano continuamente a porsi delle domande e a cercare all'interno dell'opera il proprio ordine. Sono delle immagini statiche, come se fossero delle immagini, delle scene fuori dal tempo. Non c'è nessuna presenza umana se non come ombra, stato o manichino. Per quanto riguarda la pittura, ovviamente una pittura molto piatta e uniforme, ho sbagliato a scrivere, con riferimenti filosofici. E mitologici. Però noi, dopo questo cappello introduttivo abbastanza lungo su quella che è la pittura metafisica, eh, passiamo a vedere alcune fotografie, alcuni autori che vi dicevo vengono considerati dalla critica oppure da me eh, metafisici, e su questo poi magari alla fine dell'incontro possiamo anche discutere. Apro sempre la parentesi, che sicuramente mi sono dimenticata qualcuno che voi conoscete, che non ho messo all'interno, quindi se. L'ho dimenticato, magari me lo suggerite, così magari eh, in futuro potrò, potrò integrare anche questo incontro. Quindi mi è venuto in mente. Ehm, allora, resetto. Allora, secondo me ci sono due modi per interpretare la metafisica in fotografia: da una parte, reinterpretare proprio quelli che sono i temi di De Chirico, che appunto abbiamo detto, eh, questa antichità mescolata al passato, i manichini, le forme geometriche, eh, tutti questi elementi strambi e accostati insieme. E dall'altra invece, nella fotografia metafisica, della maggior parte delle opere che noi poi vediamo, invece ricorre quell'atmosfera, perché in fondo, eh, se parliamo di fotografia metafisica, parliamo di un'atmosfera che il fotografo riesce a creare. All'interno delle proprie immagini. Quindi, se io prendo come esempio un Merrei, che è stato surrealista, che è stato dadaista, che ha subito le influenze di tutte le avanguardie dell'inizio Novecento, guardo quest'opera e sicuramente mi ricorda, per quanto riguarda il soggetto, i manichini che erano stati portati alla ribalta proprio attraverso le opere eh, di De Chirico. Se penso a un altro autore eh, metafisico riconosciuto è sicuramente Herbert List, questo fotografo tedesco eh, di Amburgo che aveva studiato all'università sia lettere che storia dell'arte, quindi si era imbevuto della, eh, della cultura classica, era un grandissimo amante della Grecia antica, quindi numerosissimi sono stati i suoi viaggi eh, in, questo, in questo paese, in questa terra, e che è stato influenzato sia dalla classicità, quindi dallo stile classico per quanto riguarda la struttura, la forma, la grazia, l'equilibrio, la raffinatezza e soprattutto l'uso della luce all'interno delle sue fotografie, ma dall'altra Herbert List è stato influenzato anche da quello che è ehm, stato il surrealismo e in particolare anche la metafisica. Qui per esempio i manichini eh, da sarti mescolati alle, alle corde, a quella mano finta. Che se vogliamo, ricorda quel guanto che abbiamo visto prima di De Chirico, eh, tutti questi elementi li ritroviamo in una forma impeccabile, in questi bianco e neri, dove la luce è l'assoluta protagonista delle opere di, di Herbert List in queste prime opere. Lui stesso diceva che a lui importava afferrare il magico delle immagini e che si manifestasse il significato interiore delle cose. Quindi si ricollega alla filosofia, al modo di pensare. Eh, di Carrà, che abbiamo appena visto, e sosteneva anche che i prodotti dell'arte figurativa sono concrete e visibili visioni, quindi è riuscire a mettere in fotografia quelle che sono le visioni interiori, interne, gli accostamenti anche più strani all'interno del fotografo. E questa è forse quella che io amo di più: che ha questa atmosfera totalmente sospesa. Eh, c'è questa sorta di malinconia all'interno di questa immagine che viene scattata nel 1937 a Santorini e dove sicuramente c'è quella grande eh, forza di attribuire un senso, un significato alle cose e quindi anche di caricarle di quell'enigma alla, alla De Chirico. Quindi il simbolo di questo pesce era chiuso all'interno di, di questo vaso quindi quasi a testimoniare, a rappresentare l'uomo in sé che si sente prigioniero in questo caso del suo legame con, con la terra, con le cose terrene, che fatica e che riesce solamente ad intuire l'apertura e quindi eh, il sublime trascendente che è rappresentato invece dall'apertura del mare alle spalle eh, di, questo, di questo vetro. Quindi vicinanza e lontananza che si mescolano e diventano tutt'uno all'interno eh, del vaso, quasi in questa magica eh, sospensione. Un'altra serie di fotografie, così ve le faccio scorrere, che hanno questa atmosfera di sospensione, di attesa. Cioè, sembra sempre che sia successo qualcosa o che stia per succedere qualcosa, che è un po' eh, proprio la sensazione che noi abbiamo a. A percepire nelle, nei dipinti, ma nello stesso modo in queste fotografie che per me appunto sono molto cariche eh, di, questa, di questa sospensione. E quindi eh, tutta questa serie di immagini di nature morte che lui realizza negli anni 30 del Novecento e che si rifanno sicuramente da una parte a De Chirico e dall'altra anche allo studio alla conoscenza che aveva avuto delle, delle opere di, di Morandi. Questa è un'altra che secondo me ha un'atmosfera molto metafisica eh, di sospensione, c'è quest'ombra molto netta, queste forme geometriche. Cioè, in realtà in questa fotografia non sta succedendo nulla, però è un'immagine instabile: è instabile perché il sole potrebbe cambiare, cioè si sposta e quindi l'ombra stessa può cambiare. La sigaretta eh, si consuma, il tempo passa. E quindi ehm, è quell'immobile, mobile che viene rinchiuso all'interno di una sola immagine, che ci dà, sta, ci dà questo senso di instabilità, cioè ci suggerisce qualcosa, ci fa suggerire, ci fa immaginare delle storie, cioè di chi sarà questa sigaretta, ci sarà seduto qualcuno a questo tavolo, eh, ci sarà più di una persona, questa sigaretta che col tempo si consuma verrà abbandonata, l'ombra si sposterà, quindi tutta una serie di enigmi, di dubbi la fotografia in questo tempo che vi dicevo totalmente eh, immobile, fermo, che però in questa immobilità c'è comunque quell'instabilità di cui accennavo. E qui ovviamente questa passione che Herbert List aveva per l'arte la antica, quindi in particolare per l'arte greca, e se vogliamo in qualche modo recuperare eh, quel... Ehm... Insomma, quel senso anche del, del mescolare il passato e il presente che aveva caratterizzato, eh, appunto, De Chirico. Un fotografo che gli dobbiamo tutti qualcosa, e lo disse Cartier-Bresson riferendosi a Kertes, eh, in alcuni aspetti è metafisico, ovviamente. Io sono andata ad estrapolare quelle fotografie. Dai lavori del, dei fotografi che, a mio avviso, si caricano di queste atmosfere particolari di cui vi accennavo all'inizio. Un Kertész che, ungherese, arriva a Parigi nella Parigi degli anni '20-30, conosce tutti gli artisti, tutti i fotografi e che ha avuto il merito eh, di aver dimostrato come nulla, anche la cosa più banale al mondo, merita di essere fotografata e quindi soprattutto in quel periodo, nei primi decenni del Novecento, dove da una parte si spingeva quella fotografia neopittorialista e dall'altra invece si spingeva quella fotografia strettamente mh, diretta e che quindi prediligeva determinati temi e determinati argomenti. E soprattutto Kirtesh ha puntato a quel diritto... Ehm... Ok, dopo leggo tutti i commenti. Eh, quindi Kertes è riuscito anche a eh, mettere quella parte di privato, cioè di quel rapporto con i suoi soggetti, eh, all'interno della, della fotografia. Quindi di dimostrare come è attraverso eh, la fotografia eh, si possa in qualche modo raccontare qualcosa eh, di, di se stessi. In 70 anni ha fotografato tantissimo. Ha fotografato praticamente questo suo rapporto eh, con, con il mondo e, che, si, e si, che, si, che è riuscito ad esprimere appunto attraverso questi oggetti, queste scene e questi elementi che sono totalmente banali, ma e quindi è quindi riuscito a valorizzare, a sublimare quel quotidiano perché entrava in qualche modo in riferimento, in connessione eh, con quello che era la sua realtà interiore. Lui stesso diceva: Tu sei lì. E se hai la fotocamera, devi approfittare per cogliere l'istante, prima che sia troppo tardi. Devi lasciarti guidare dal momento. Tu senti le cose, la fotocamera le vede. Non importa il successo immediato, presto o tardi scoprirai ciò che quell'immagine significa per te e ritroverai l'emozione del momento in cui l'hai scattata. E quindi è, è quasi come se ci fosse un brivido, un fremito, eh, che lo porta a rendersi consapevole che qualcosa sta succedendo. Ed è qualcosa ehm, che fa sempre riferimento all'interiorità. Del, del fotografo. Quindi, se noi dovessimo tirare eh, il sunto di quella che è stata la poetica eh, di Certesia, sicuramente questa attenzione estrema per il quotidiano, un quotidiano che spesso nasceva anche dal caso. Lo stesso lo diceva anche De Chirico: diceva che l'enigma, lo strano. Eh, il metafisico può nascere dal caso, basta solo saperlo vedere, bisogna solo saperlo trovare. Poi ehm, il fatto che Kertesci si fa, abbia sempre fatto riferimento a quella che è una composizione strettamente fotografica, che fa riferimento allo strumento che lui stesso utilizzava, e cioè una laica, quindi una macchina facile, agevole da utilizzare, questo bianco e nero, spesso molto graffiante, molto grafico eh, delle sue opere. E soprattutto le riprese dall'alto che lui stesso definiva come una ripresa eh, che gli permetteva eh, di, mh, di inglobare nell'inquadratura tutto quello che desiderava. E quindi eh, le opere, alcune delle opere di Kertes si ricollegano appunto a questa corrente di, mh, di De Chirico attraverso appunto questa essenzialità della tecnica e del taglio e ci dimostrano come alla fine Kertes non fosse. Tanto interessato all'aspetto descrittivo delle cose, ma eh, fosse più attento ad una narrazione che fosse una narrazione interiore di quel rapporto che lui riusciva a stringere con eh, le cose attraverso quelle cose che ovviamente lo invogliavano, lo, lo sorprendevano e lo intrigavano. E quindi, a mio avviso, questa serie di poche immagini di Kertesh eh, racchiudevano un po' quel senso metafisico, eh, di, appunto, di questo rapporto eh, totalmente personale con il mondo e con le cose, e che creano, appunto, questa atmosfera di sospensione che le slega da quella narrazione descrittiva della realtà eh, a cui siamo abituati nelle, negli anni 20-30 eh, del Novecento. Un altro autore che a mio avviso e eh, in buona parte del suo lavoro è molto metafisico nelle atmosfere, questa per esempio l'ho utilizzata nella locandina dell'evento accanto a un dipinto di De Chirico, è eh, Mimmo Iodice. Mimmo Iodice che aveva iniziato come reporter, quindi come molti negli anni 70, e che poi a partire dagli anni 80 aveva abbandonato eh, la figura umana all'interno delle sue fotografie per invece dedicarsi alla, in, prim, in primo luogo alle vedute di Napoli. E vediamo se riesco a farvelo. Ecco, ve le faccio vedere subito e poi ci ritorniamo sulle altre. Eh, quindi a queste vedute di, di Napoli, eh, dove sparisce appunto la figura umana, dove sparisce ogni riferimento temporale e dove appunto il tempo ci appare cristallizzato, bloccato, fermato. Le fotografie sono caratterizzate da appunto questo senso di sospensione, di incantamento, di attesa, di un silenzio che in realtà non caratterizza una città come Napoli. Quindi ha voluto attraverso queste fotografie. Ehm... Un'immagine un non stereotipata di Napoli: noi siamo abituati a pensare a Napoli come rumorosa, caotica, affollata, colorata. Noi invece vediamo una Napoli in bianco e nero totalmente silenziosa, in cui Mimmo Iodice. Esalta appunto la potenza evocativa delle cose, quindi, questo interesse per la metafisica del quotidiano, quindi di quello che si cela al di là delle cose che tutti i giorni noi vediamo, e quindi diventa segno dell'ignoto, del magico e che si trova nelle tracce della città, come possono essere delle porte chiuse, delle finestre cieche, e, e quindi questo senso di enigma eh, crea meraviglia. Quindi crea straniamento nello spettatore, crea decontestualizzazione e quindi quella ricerca di risolvere quei rebus che anche Mimmo Iodice ci inserisce. E quindi se da una parte le porte chiuse, le finestre cieche possono diventare simbolo dell'assurdo e dell'inquietante, dall'altra ci rappresentano anche questa immagine eh, totalmente diversa della città di Napoli. Se ritorniamo, scusate, eh, a questa, eh, questa finestra aperta che ci pone delle domande, no? E tra l'altro, una finestra che dà su un muro, quindi ancora una volta eh, sul, su un qualcosa di bloccato che non ci permette di andare oltre. E il senso dell'attesa, le sedie sono il simbolo per eccellenza, cioè l'uomo non c'è, ma è come se ci fosse stato prima o come se questa sedia lo stesse, lo stesse aspettando. Lo stesso, lo stesso mare. Che più volte, magari, noi troviamo anche nelle immagini di Mimmo Iodice, rappresenta eh, questo senso di silenzio, con questa grande attenzione eh, per la luce e che crea ovviamente queste atmosfere metafisiche all'interno delle sue immagini. Quindi, a mio avviso, una parte del lavoro di, di Mimmo Iodice lo possiamo ricollegare e reinserire all'interno di questa corrente metafisica. Alcune, ovviamente, qui. Prendete sempre con le pinze quello che dico. Alcuni lavori, alcune fotografie, eh, anche di Pier Giorgio Branzi, che io amo moltissimo, eh, possono essere ricondotte a queste atmosfere metafisiche, sempre per quello che dicevamo, tempo bloccato, figure che sono come delle sagome, delle silhouette. Ehm Pier Giorgio Branzi, che nasce a Firenze, vicino a Firenze negli anni 20, inizia a fotografare negli anni 50, entra nel gruppo della Bussola, e inizia, eh, intraprende dei viaggi in, in eh, motocicletta, in auto attraverso l'Italia, attraverso la Spagna come, eh, come reporter, raccontandoci eh, appunto anche come giornalista della RAI a partire dagli anni 60, diventa il primo corrispondente della Russia oltre Cortina, per poi diventare anche corrispondente a Parigi, però quello che ci interessa è come ehm, in molte fotografie a Pier Giorgio Branzi non interessi raccontare il documento, quindi raccontare la realtà ma le sue immagini ci appaiono come sospese incantate, silenziose ancora una volta fuori dal tempo cioè potrebbe essere stata scattata ieri come 50 anni fa cioè un po' il senso eh, di queste immagini lui stesso sosteneva Potrà sembrare un'affermazione un azzardata, ma a mio giudizio fotografare un è un'operazione compromettente. Compromettente, per quel, perché, eh, gna, gna, compromettente perché quel fondo di bicchiere che conosciamo e che capta quel lampo di luce che racchiude un frammento di realtà è rivolto verso l'esterno, ma l'immagine proveniente dal nostro intimo più profondo è nascosto e ci racconta e ci smaschera. Che è un po' quello che io tutte le volte che parlo di fotografia mi piace ricordare. C'è quel famoso controscatto di cui continuo a dire. Ehm, c'è il controscatto, c'è il fotografo, cioè dietro ogni fotografia c'è un fotografo, c'è la sua storia, c'è la sua immaginazione, c'è tutto quello che ha visto, che ha sentito e che vuole raccontare. E quindi anche in questa frase eh, di, di Brazzi, sicuramente queste immagini sospese incantate si rifanno a quell'atmosfera, forse a quella percezione anche del luogo che Branzi aveva avuto e che attraverso la fotografia molto spesso grafica, se avete, vi rifaccio vedere questa, molto graffiante, molto intensa, quasi più da disegno no, che da fotografia, oppure questa ci racconta eh, da una parte una realtà che viene filtrata attraverso la sensibilità del fotografo. Sicuramente il lavoro Milano. Ritratti di fabbriche di Gabriele Basilico, realizzato tra il 78 e l'80, anche Basilico veniva dal reportage per poi arrivare a realizzare questo lavoro sulla periferia di Milano. Ha un'atmosfera totalmente metafisica, perché ci dà una nuova percezione di un luogo che noi eravamo abituati a vedere in un modo e che attraverso gli occhi del fotografo ci viene mostrato in un modo totalmente diverso. Quindi, se vi ricordate, Gabriele Basilico prende. La sua macchina fotografica si reca eh, nel, per la prima volta nella, nel fine settimana di Pasqua del, del 1978 a fotografare la periferia milanese, ci racconta questo pezzo di città eh, dove solitamente c'è la vita, c'è la quotidiana, ci sono le auto, ci sono le persone, ci sono le fabbriche, ma in un giorno in cui il cielo è sgombro dalle nuvole, in cui eh, ci sono queste luci, ci sono queste ombre che si eh, completano a vicenda riesce a darci un senso totalmente nuovo di questo luogo e quindi ci dà un luogo che viene percepito attraverso il suo silenzio, attraverso quella sospensione dettata dalla luce, da un'atmosfera diversa. Però questa sospensione e eh, questo vuoto, perché alla fine è un vuoto che viene dalla metafisica, ma è un vuoto che però non è assenza, ma è presenza, perché è un vuoto che riempie. Cioè, se ci fossero le persone, se ci, sono, se ci fossero le automobili, noi eh, questo non, non lo percepiremmo. Quindi lui l'ha fatto perché questo vuoto diventi presenza, diventi eh, riempimento concreto e, e, dia, e mh, dia appunto l'irismo e forza e comunicazione eh, a queste immagini. Quindi è quello che poi vedremo anche con Ghirri, cioè percepire un luogo. In modo diverso rispetto a quello cui noi siamo abituati a vedere e a credere. E quindi in questa immagine noi appunto percepiamo il silenzio, la mancanza, cioè noi percepiamo la presenza attraverso l'assenza delle cose. E quindi ve l'ho anticipato, quindi non potevo non citarvelo, perché anche Ghirri in moltissime eh, delle sue fotografie recupera queste atmosfere eh, create da De Chirico. Eh, vabbè, non sto qui a raccontare Luigi Ghirri perché sicuramente lo conoscerete tutti. E visto che Paolo mi ha detto tutto sempre in bianco e nero, qualcosa, colori, esiste, anche se forse in fotografia riuscire a rendere questo senso metafisico no? di sospensione forse risulta più facile, ma poi magari smentitemi proprio attraverso un bianco e nero e spesso un bianco e nero molto incisivo. Quindi i luoghi che Ghirri va ad indagare sono i luoghi del vivere, se vogliamo il vivere stesso. E quindi ha raccontato di spazi vuoti, ha raccontato di solitudini, ha raccontato di quei luoghi... Che noi siamo abituati a vedere, ma che attraverso la sua percezione ci sono stati resi in un modo magico, in un modo diverso. All'interno delle sue fotografie non ci sono mai, quasi mai delle figure umane, ma ci sono sempre degli indizi eh, che ne tradiscono la presenza. In questo caso, eh, ovviamente, la sdraio posizionata a bordo mare la presenza di una statua o di questa apertura che se vogliamo ricorda moltissimo le aperture eh, di di De Chirico che abbiamo visto prima. Quindi questi spazi che diventano degli spazi totalmente intimi e se vogliamo possiamo quasi definire questo tipo di immagini perturbanti e che con perturbante cosa intendiamo? Intendiamo quella sensazione eh, di eh, paura e di estranietà che noi proviamo nel momento in cui qualcosa di familiare riaffiora in qualcosa che però c'è totalmente sconosciuto e quindi questo senso dell'ignoto che si mescola a qualcosa di noto ci crea spesamento perché noi tutti queste spiagge le abbiamo viste però ehm, sono eh, diverse trasfigurate attraverso eh, la appunto l'occhio del, del fotografo, quindi eh, la passerella che ci porta al mare, eh, lo scivolo, l'ombrellone, la sedia, sono la giostra, cioè sono tutti eh, elementi che raccontano di una, di una presenza, però attraverso la, la sua assenza, un po' come dicevamo prima. E ovviamente... Eh, Ovviamente Ghirri è famoso per le tonalità dei suoi colori, che sono molto acquarellate, molto pastellate, molto tenue, che quindi ancora noi oggi continuiamo a dire, se vediamo un fotografo che lavora in questo modo, che lo sta facendo alla maniera di Ghirri, perché ha creato proprio eh, un topos, se vogliamo, che, eh, che, che oggi noi continuiamo a portare avanti. Se arriviamo un pochino più alla contemporaneità eh, un artista tutto tondo, perché non è solamente un fotografo, ma è proprio un artista, un illustratore, anche un grandissimo eh, collezionista. È sicuramente Paolo Ventura, che eh, lui stesso dice di aver preso ispirazione, di prendere ispirazione dai pittori italiani, tra cui eh, in modo particolare Donghi, Sironi, oppure del realismo magico, cioè di quel realismo che mescolava un approccio realista a una prospettiva molto più surrealista, molto più metafisica. E eh, cosa fa? Paolo Ventura crea dei diorami, cioè delle ambientazioni in scala ridotta, eh, che fotografa e all'interno delle quali va a collocare queste maquette, queste figurine che sono tratte dalla realtà e che quindi sono dei personaggi veri, ma che trapiantate all'interno di questi diorami si allontanano totalmente dalla realtà e che quindi diventano quasi come se fossero delle, dei soldatini, quasi appunto come se fossero dei personaggi all'interno di un gioco, all'interno di, di un plastico. Quindi vengono poi fotografati, ritoccati, eh, ritoccati a china d'acquarello per essere poi nuovamente eh, fotografati. Quindi queste atmosfere, quindi di nuovo questa mescolanza del passato-presente, di elementi anche dell'architettura che in realtà c'entrano poco uno con l'altro, che creano totalmente un mondo nuovo in cui questi personaggi... Sono dei piccoli emblemi, dei piccoli protagonisti, ma dove sicuramente il senso di illusione, di sogno, di tempo sospeso, in cui siamo in questo limbo tra eh, sogno e realtà, in cui c'è eh, questo universo che appare quasi spaesato, eh, in una realtà che se possiamo dire è quasi, è quasi atipica, metafisica, che è difficilmente e razionalmente eh, definibile. Quindi, eh, sicuramente, attraverso quello che le possibilità della tecnica, della nostra fantasia ci permettono, arriviamo anche a quelli che sono le su i suoi lavori intitolati La città infinita, dove, appunto, prende questi pezzi di scenografia di edifici che vengono fotografati e montati in modo creativo attraverso il collage, e quindi si crea ancora maggiormente quel senso di straniamento, di silenzio e di sospensione tipicamente eh, metafisico. Atmosfere, che secondo me sono molto metafisiche, sono anche se vogliamo un po' alla hopper, un po' cinematografiche, è sicuramente Todaido, questo fotografo eh, americano eh, che è celebre, è famoso per questa serie di fotografie eh, dedicate alle case urbane e suburbane americane, che sono legate in realtà... Eh, dai ricordi della sua infanzia che diventano appunto la fonte creativa, e, perché attraverso la sua automobile compi co ha compiuto questi lunghi viaggi vagando alla ricerca di alcune immagini, di alcuni spazi, di alcuni luoghi che si legassero ai suoi ricordi. E qui mi piace ricordare che De Chirico diceva che era la collana dei ricordi che si allacciano uno all'altro, che gli spiegavano la logica di quello che vedeva. Quindi la realtà trova una conferma perché è legata al ricordo, è legato all'esperienza. Quindi questa serie di immagini, a mio avviso, per il tipo di luci, di atmosfere, quindi spesso sceglieva delle giornate nuvolose, eh, nebbiose, il fatto di riprendere spesso da un punto di vista interno alla sua auto, quindi utilizzando il, para il parabrezza come se fosse una cornice, un obiettivo aggiuntivo, ci danno da una parte. Il lato tranquillo, ma dall'altra anche eh, l'aspetto misterioso dell'America, dove noi vediamo la facciata di queste case, quindi vediamo la stabilità, ma non sappiamo cosa sta succedendo all'interno. Quindi, eh, dall'altro si eh, contrappone quella che è appunto l'instabilità, il mistero, l'enigma di quello che sta succedendo. All'interno eh, delle case. Quindi, questa serie di fotografie sono importanti perché non ci importa tanto in quale città sono state scattate, perché potrebbero essere scattate ovunque. Non ci interessa in quale momento eh, sono state scattate, ma ci interessa quell'atmosfera. Appunto di eh, sospensione di incantamento che ci pone eh, a riflettere e molto spesso scusate, non ci dà una risoluzione. Però è interessante perché le opere metafisiche ci permettono anche di raccontare di raccontarci delle nostre storie, cioè sono l'input per creare nuove storie come punto di partenza. E secondo me, molto spesso anche le fotografie di Gabriele Croppi lo sono. Eh, sono delle fotografie che non ci svelano tutto subito. Eh, sono delle fotografie che ci lasciano aperte delle porte e ci danno la possibilità di avere diversi piani di lettura e di creare eh, e di completare noi eh, la, la storia. Quindi sono delle fotografie in cui noi troviamo queste persone che ci appaiono come delle persone misteriose, solitarie. Eh, sfuggenti, che sono messe in relazione a queste grandi eh, ed imponenti strutture, geometrie urbane oppure architetture del, del paesaggio urbano, dove però ancora una volta il paesaggio urbano eh, si scontra o si fonde, si incontra con quello che è il paesaggio invece eh, interiore. Non si capisce chi sono. Cioè, sono un po' delle macchette come dicevamo prima, e quindi non capiamo bene neanche cosa stiano facendo, e quindi dobbiamo affrontarle e eh, leggerle con sempre maggiore attenzione perché ci creano degli interrogativi. Ed è quello che dicevamo prima: appunto, ci permettono di completare a noi eh, la storia eh, che, eh, che il fotografo ci ha solo ci ha solo indicato, ci ha solo indicato la strada. Noi adesso eh, proseguiamo. Nel, nel racconto. Però appunto quelle atmosfere di immagine bloccato, tempo bloccato, spazio bloccato, tutto fermato, queste ombre molto incisive, molto nette, molto forti, sicuramente aumentano quel senso un po' di disagio, di ambiguità eh, all'interno della fotografia. Intanto controllo i commenti, ma mi sa che me ne sono persi un po', quindi poi magari alla fine me, lo, me le recuperate dopo. Sì, Laura dice, quello che nella pittura è il colore, nella fotografia sono le luci e le ombre. Sì, in effetti sì, questa atmosfera un po' inquietante di mistero, anche di queste immagini, è sicuramente dato da questa contrapposizione. Quindi sì, eh, concordo con te in, qua, in quello che dici, perché appunto questo senso, anche se vogliamo un po' di, eh, di, di oppressione, no? di mistero, viene ovviamente accentuato da questo effetto molto forte di contrapposizione di questi neri molto chiusi, molto intensi, eh, contrapposti alla luminosità. Eh, anche Alan Schaller, di sicuro, in alcune fotografie lo possiamo ricondurre, ma per le stesse, con le stesse motivazioni che abbiamo appena, mh, abbiamo, abbiamo appena detto per quanto riguarda Croppi, quindi qui ne ho scelte, ne ho scelte proprio tre o quattro, mi pare, eh, forse quelle più emblematiche di, di questo fotografo eh, londinese. E ovviamente anche qui i contrasti sono molto netti, sono molto incisivi, sono molto forti, e le persone... Eh, mh, appunto diventano solamente eh, un, un punto di riferimento da cui far iniziare poi la storia. Daniele dice, fotografare il pensiero è una parola, in effetti non è così facile però, e soprattutto farlo anche attraverso la, la realtà, cioè non solamente attraverso la costruzione, no? inventarsi un mondo come può essere Paolo Ventura, ma ritrovarlo per esempio nella realtà di tutti i giorni. Questo è sempre il nostro fotografo londinese. Ovviamente, non posso citare il mio amico Giorgio Galimberti, anche perché avevamo, ho curato una sua mostra a Spazio Fondazione, Fondazione Negri l'anno scorso, che molti di voi probabilmente avranno visto. Ehm, prima che accadesse tutto quello che è accaduto e che ancora eh, stiamo vivendo e che si appunto si intitolava Metafisica Urbana e quindi ho selezionato alcune fotografie di Giorgio che se tutto andrà per il meglio sarà anche il giudice del, del concorso interno di novembre eh, che appunto hanno questa atmosfera da sogno, eh, metafisica, forse questa è una tra le più conosciute eh, di, di Giorgio Galimberti, perché c'è appunto questi, questi contrasti, come abbiamo appena visto per questi fotografi contemporanei, e quindi questa capacità di travalicare le coordinate di spazio, di tempo, di trovare anche la casualità di cogliere una realtà se vogliamo più vera, più intima, ehm, più profonda, e quindi in quei neri eh, che spesso. Eh, sfiorano la grafica, come abbiamo visto anche nel, negli, altri, negli altri fotografi, e che quindi ehm, aumentano quella patina di mistero che a volte fatichiamo anche a comprendere, ad afferrare all'interno delle fotografie. Quindi le fotografie finiscono per caricarsi di significati e di suggestioni ehm, che ci fanno percepire, anche se vogliamo, i luoghi eh, in un modo diverso. E quindi i personaggi che appunto diventano delle piccole macchiette all'interno del contesto urbano e che ci permettono di riscoprire i luoghi in un modo totalmente diverso, in un modo nuovo, in un modo eh, che è quello però metafisico, silenzioso, sospeso. C'è appunto eh, questa capacità di questi fotografi di bloccare eh, quel preciso istante in cui appunto il tempo sembra totalmente eh, fermato, bloccato. Oh, del colore finalmente ogni tanto nelle, nelle fotografie. Questo è un fotografo eh, che ha iniziato è molto giovane, ha iniziato a lavorare a Massimo Colonna. Mi era piaciuta però questa serie di immagini che ha realizzato, che ha iniziato come post producer in uno studio fotografico che ha interesse per le nuove. Eh, in particolare per il 3D, quindi attraverso il quale crea anche eh, spazi nuovi, forme nuove in cui crea questi paesaggi metafisici, queste ambientazioni che sono lontane eh, dalla realtà. Lavora in serie, però queste due, se due o tre serie che ho scelto attraverso questo uso del colore molto tenue e pastellato, molto, eh, molto onirico. Eh, mi piacevano perché ricreavano appunto queste atmosfere eh, pari pari metafisiche rispetto ai quadri di, di De Chirico che abbiamo visto all'inizio. Quindi ve ne ho messe eh, alcune. Questa è una serie di quattro, se non ricordo male. Intanto controllo le domande. <ride> E poi c'è quest'altro che sono questi oggetti sospesi, eh, se vogliamo non ho un'idea eh, innovativa, cioè è stata già fatta tantissime volte, però mi, mi piacciono le ambientazioni in cui sono state collocate, quindi in questa mescolanza di piani, eh, di elementi che ancora una volta ricordano quelle atmosfere. E quindi se vogliamo anche un po' alla luce eh, di quelle tonalità. Eh, molto fluide eh, che hanno caratterizzato per esempio Ghirri che abbiamo visto in precedenza ovviamente in chiave più contemporanea e, e moderna però è sempre un po lo spiazzamento cioè anche se sono state create con tecniche contemporanee perché voglio dire noi dobbiamo anche sfruttare quelle che ormai sono eh, le, le tecnologie che ci sono date a disposizione quindi questa capacità di ricreare appunto queste atmosfere e poi Punto. Adesso parte una carrellata invece di immagini eh, che a mio avviso, sempre, eh, poi contraddicetemi se volete: hanno questa chiave, questa atmosfera, questa luce, eh, questo umore metafisico prese tranquillamente da Instagram perché mi piace eh, molto attingere anche dalla contemporaneità, quindi non solo autori, eh, i grandi nomi, ma eh, anche personaggi, autori. Misconosciuti, ma che eh, sono riusciti a cogliere, a captare queste, queste atmosfere e queste luci. Quindi io adesso ve le passo, ve le, ve le mando. Vi ricordo che la puntata, l'incontro, resta registrato sulla pagina del museo e poi a breve eh, saranno tutti caricati anche sul canale YouTube eh, del Museo Nazionale della Fotografia. Quindi, se volete poi prendere nota dei nomi, andare a vedere le loro pagine, avete poi la possibilità, tranquillamente, di, eh, di andare a recuperarlo. Allora, Angiolino mi chiede se sono foto dipinti. Queste sono tutte fotografie. Dopo che abbiamo finito di vedere Carrà, da lì in poi. Ehm... No, non è vero che, che mettere Instagram vuol dire rovinare la qualità del lavoro. Secondo me, no. Nel grande marasma. Eh, delle possibilità che abbiamo, qualcosa di buono esiste perché eh, non, eh, bisogna solo saper scegliere, quindi eh, bisogna saper trovarle, bisogna saperle cercare e almeno saper riconoscere nel grande marasma. Ne sicuramente ne vediamo a centinaia e a migliaia. Eh, di, di immagini, quindi è la capacità critica di saperle scegliere. Io ho scelto quelle che a mio avviso si legavano di più appunto all'atmosfera, alle luci eh, metafisiche. E quindi poi sono, ho trovato eh, questo fotografo eh, che mi è piaciuto molto perché è molto originale nella scelta e nell'accostamento eh, degli oggetti, di ricreare queste, queste realtà. E ve l'ho inserito perché, secondo me, ehm, eh, appunto, crea queste atmosfere, queste suggestioni. E quindi lo, ve l'ho inserito giusto per, 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 insomma, per farvi conoscere anche degli autori eh, totalmente nuovi. Eh, mi trovo in disaccordo con Michele perché in realtà un fo il fotografo che ospiterò eh, a maggio l'ho incontrato su Instagram e credo che invece meriti tantissimo di essere eh, conosciuto eh, perché molti eh, non, non hanno questa possibilità e quindi credo che eh, si possano sfruttare tutti i mezzi per, eh, per potersi farsi conoscere, ovviamente, se si, si ha qualcosa da dire, ovviamente non è che si pesca eh, nel. Dal basso si pesca ciò che può essere di interesse. E quindi questo fotografo mi, mi interessava e quindi mi interessava anche eh, farme, farvelo, farvelo conoscere. perché appunto mescola eh, un po' queste, questi edifici, queste atmosfere, questi luoghi, che ovviamente nella realtà non esisterebbero, ma che esistono solo, eh, prima nella testa, nell'idea del fotografo e poi successivamente eh, nella fotografia. Questo per esempio mi ricordava la prima opera che abbiamo visto di De Chirico, cioè quello di riuscire a vedere oltre, cioè di vedere un edificio, in quel caso abbiamo visto il cielo oltre eh, l'edificio con l'orologio. E quindi la destabilizzazione che provoca un tipo di opera, di questo, un tipo di fotografia di questo tipo. Allora, eh, chi è questo qui? Ve lo recupero perché scusate, il nome era all'inizio e me lo sono dimenticato pure io. Lo, pardon, mamma mia, sto facendo troppo in fretta. Ok, è questo, lo trovate su Instagram. Adesso ritorno all'ultima che vi ho messo. Ok, poi giusto che ehm, scusate, ma qui sta partendo, è andato tutto velocissimo. Eh, visto che poi questa lezione è eh, sia una ehm, lezione per quel. Storica ovviamente eh, di approfondimento, ma diventa poi utile anche ai soci del museo che dovranno affrontare il tema della metafisica. È già stato fatto un contest dedicato alla fotografia metafisica. Quindi vi ho messo il link in modo che se volete andare a vederlo, vi potete andare a vedere tutte le fotografie che hanno partecipato. Io, come carrellata, ve ne faccio vedere alcune eh, che, hanno, che hanno partecipato e che mi avviso erano più attinenti al tema rispetto ad altre che sempre troverete eh, su, questo, su questo sito. E che quindi eh, vi mostro, eh, giusto perché appunto vi dicevo questo incontro è propedeutico a poi a quello che dovranno fare i nostri soci del museo, cioè mettersi alla prova eh, con questo tipo di, di fotografia. Facciamo l'incontro ad aprile in modo che ad andare a novembre voi soci abbiate tutto il tempo possibile eh, per realizzare eh, le vostre immagini. Totalmente d'accordo, Michele. La discussione fa questo, e quindi è giusto eh, che ognuno possa dire la propria e eh, esprimere il proprio pensiero. Quindi, scusate, non capisco perché sta andando leggermente più lento. Ovviamente questi sono tutti spunti da vedere, da riassimilare, rielaborare in modo totalmente personale. Ovviamente questo si intende. E poi questo è l'ultimo spunto su cui io poi vi lascerò. Per poi far, cioè, alla fine farò però un piccolissimo riassunto. Però vi voglio lasciare anche questo spunto. Il rapporto de chirico Copper. Perché se avete presente Todaido che abbiamo appena visto, sicuramente le atmosfere da una parte sono metafisiche ricollegandosi ad Echidico, però sono anche, se, vogli se, se vogliamo, legate ad Hopper. Hopper, questo pittore americano che sicuramente voi tutti conoscete, che ha operato tra le due guerre, che è stato illustratore, è stato pittore, che aveva conosciuto eh, le opere di, di De Chirico e che da lui aveva preso tutti quei palcoscenici in cui prevale il silenzio, in cui si scorge qualcosa che è appena successo, che sta per succedere, e quell'effetto di straniamento eh, all'interno dei suoi famosi paesaggi o scene di vita quotidiana americana. Per esempio, questo disegno. Di Hopper del 1921 mi piace molto perché ha un taglio estremamente fotografico e ha quell'atmosfera un po' di mistero, di inquietudine che lo ricollega a quello che poteva aver visto a Parigi o che aveva visto attraverso le opere pubblicate ehm, di De Chirico. Quindi queste atmosfere eh, stranianti, sospese, questa luce che è spesso zenitale eh, nelle opere di Hopper, ehm, in cui spesso. Le figure vengono ritagliate anche in queste geometrie molto nitide, in cui c'è una costruzione dello spazio che è anche molto rarefatto, in cui le figure, se vi ricordate o se andrete a rivedere, si latano eh, all'interno di esso e che creano appunto questa atmosfera, to to atmosfera totalmente sospesa. E quindi. Vi ho inserito una serie di spunti di riflessione, perché in realtà noi finiamo per non inventare nulla, no? per ricollegarci sempre a qualcosa che c'è già stato, lo ritrasformiamo in base a noi stessi, in base all'epoca anche storica in cui noi viviamo. Queste opere, eh, che sono appunto di hopper, eh, sono strettamente legate al pittore perché fanno parte della sua formazione e, della sua, e di tutte le sue influenze. Però c'è sempre all'interno di queste opere una tensione ehm, per la luce, questa ossessione eh, per la luce che aveva ossessionato De Chirico, che sta ossessionando i fotografi, che aveva ossessionato lo stesso hopper, e quindi questa ehm, ricerca eh, e questa ossessione per il sole, è quasi se vogliamo. Una tensione metafisica, cioè quasi come se eh, ci fosse questa domanda che Hopper continua a fare verso l'infinito e attraverso, attraverso questa luce cerca sempre di ottenere eh, una risposta. Se noi pensiamo a De Chirico, se noi pensiamo a Hopper, se noi pensiamo al cinema, ma se noi pensiamo alla fotografia. Le atmosfere di De Chirico, le atmosfere di Hopper si mescolano all'interno della fotografia che diventa però, se vogliamo, una fotografia cinematografica. Quindi le contaminazioni si moltiplicano no? continuamente, costantemente. Quindi vi ho messo tre autori eh, molto ehm, cinematografici, ma tre autori fotografici che si ricollegano anche però alle atmosfere di De Chirico, scusate, alle atmosfere di Oper che a sua volta si è rifatto a De Chirico. Quindi quell'effetto di straniamento. Di sospensione che si ritrova in queste fotografie, che si ritrova. Questa ovviamente Tushman rifà pari pari i quadri di Hopper, però questa tensione e noi troviamo queste atmosfere metafisiche che non sono altro che nate dalla pittura che sono state poi trasportate in fotografia che sono state trasportate poi anche nel cinema e ai giorni nostri se ci badate bene le ritrovate anche in moltissime serie TV eh, di cui io sono grande appassionata e che eh, nell'ultimo anno tra l'altro abbiamo visto in un numero anche forse eccessivo. Quindi è un po' una continua commistione, una continua mescolanza di influenze e di tensioni e quindi se io dovessi fare un riassunto di quelle che sono anche, se vogliamo, le parole chiave eh, dell'atmosfera, dell perché come vi dicevo all'inizio, da una parte possiamo rimettere in gioco le cose, gli oggetti, le costruzioni, gli accostamenti di De Chirico e quindi riproporre in chiave fotografica quelli che erano appunto gli oggetti, gli elementi. Eh, chiede, chiede che De Chirico aveva estrapolato dalla realtà e che aveva dipinto in accostamenti inusuali e senza nessi logici all'interno delle sue opere, dall'altro invece, attraverso la fotografia, possiamo creare quell'atmosfera metafisica attraverso la grafica, attraverso la luce, il contrasto ovviamente eh, di luci e ombre. però se dovessi riassumere in alcune parole, in alcune frasi, quella che per me è l'atmosfera metafisica, ve l'ho messa eh, qui all'interno di questo quadrato verde, e cioè. Eh, gli elementi di mistero, eh, di enigma, di immagini bloccate nel tempo e nello spazio, in questa dimensione eh, da sogno, il senso di sospensione di attesa, la, quel senso anche di straniamento e di spiazzamento per chi guarda poi l'immagine, quegli accostamenti imprevedibili e anche quelle prospettive incong incongrue che eh, De Chirico aveva fatto in pittura e che da un punto di vista delle inquadrature. O dall'unione di immagini possiamo creare anche attraverso eh, la, la fotografia. Quindi eh, la fotografia metafisica parte da qualcosa che è reale, conosciuto, ma viene trasfigurato in questa prospettiva, se possiamo dire anche distorta, eh, in cui appunto c'è una percezione totalmente diversa eh, della realtà, in cui c'è quel senso di perturbazione, di perturbamento eh, che dicevamo all'inizio, in cui riconosciamo in qualcosa che ci è familiare, quell'aspetto che però un po' ci destabilizza e ci, e, e ci turba. Quindi questo per fare un sunto eh, di quello che è stato detto. Ovviamente se ci sono eh, delle ehm, domande, dei dubbi o delle considerazioni, io vedo che per esempio Daniele mi dice che c'è anche ATG, sicuramente ATG è... Io più che metafisico lo considero un surrealista. Eh, quindi forse non l'ho messo per questo motivo perché l'ho considerato più eh, surrealista che, che metafisico. Eh, forse alcune atmosfere eh, lo ricordano, però è in più quel, quella ricerca degli oggetti, dell'objet trouvé, delle vetrine, dei manichini, che forse è più legato al surrealismo. Quindi, se ci sono anche altre domande, io resto disponibile. A rispondere ancora qualche minuto. Intanto faccio scorrere la chat in modo che se mi sono persa qualche domanda o qualche considerazione eh, lo rispondo. Intanto non, non abbiate vergogna, <ride> però vedo che al momento domande non ce ne sono. Ok. Vabbè, a parte, a parte i complimenti, vi ringrazio già prima di, eh, di, di concludere l'intervento. Quindi se non ci sono domande ulteriori, io vi ringrazio, spero eh, di, di aver esaudito questa risposta a cos'è la fotografia eh, metafisica. E adesso mh, cercheremo di tracciare quella che è appunto la traccia eh, del, del concorso interno di novembre. Si può rivedere l'incontro, Sì, Francesco, perché resta registrato sulla pagina Facebook del museo eh, nella sezione video. E come anticipavo prima, stiamo caricando anche tutti i video su, su YouTube. Si può modificare la prospettiva in fotografia? Eh, allora, questa è una domanda molto tecnica. Io, essendo una storica. Mi esimo da rispondere. Io credo proprio di sì che con Photoshop o con Lightroom, insomma con tutti, i con tutti i programmi che abbiamo a disposizione, la prospettiva si possa stravolgere. Però io penso sempre che magari bisognerebbe partire dal, 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 dall'inizio no? e quindi cercare una prospettiva davanti alla realtà che sia diversa e che permetta di raccontare noi stessi e la realtà in un modo diverso e quindi di non manipolarla poi ehm, in... in in fase poi di post produzione. Pietro mi chiede se Bayer è dadaista, surrealista o metafisico. Allora, io lo definisco fra tutti e tre, primo surrealista, poi dadaista e poi metafisico in ordine. Quindi, per me Bayer è un, un surrealista. Ah. Allora, Angiolino mi chiede se in futuro farò un parallelo fra pittura e fotografia. Eh, L'ho già fatta in passato, ma può essere che sotto un'altra chiave la si possa, la si possa fare. Un'altra cosa che, per esempio, mi piace molto è il rapporto con il cinema e con le serie TV, quindi potrebbe essere un altro, un altro incontro. Eh, a Laura mi chiede Fontana. Ero molto indecisa se inserire, per esempio, Fontana nella, nella presentazione. Ma eh, non ho voluto inserirlo perché è talmente preponderante il, il senso del colore, la potenza del colore, anche se ci sono alcune immagini, eh, soprattutto alcune fotografie, soprattutto quelle ambientate nelle città. Quindi non faccio riferimento ai paesaggi naturali, ma. Ai paesaggi urbani, che in alcuni casi sono metafisici, alcune, mh, alcune aveva realizzato anche alcune immagini all'eur, tra l'altro in bianco e nero per un libro eh, che era stato pubblicato, mi pare, negli anni Ottanta, eh, che sono avvicinabili alla metafisica. Però è talmente preponderante e forte no? il colore, le geometrie, che secondo me si perde forse quell'atmosfera che invece in altri fotografi per me è più percepibile, più, è più forte. Quindi, se ero stata Laura, ero stata tentata di mettere Fontana, poi ho deciso di no. <ride> quindi, io vi ringrazio moltissimo per, per l'attenzione, per, per averci seguito. Eh, rimaniamo in vacanza la settimana prossima. Eh, vi ricordo che da martedì il museo sarà aperto, quindi vi, vi aspettiamo per vedere anche come con Marta stiamo risistemando, riordinando, ricatalogando e risistemando nelle, nelle vetrine. Eh, tutto il patrimonio del museo. Quindi vi aspettiamo, e buon sabato sera e buona domenica a tutti. Grazie a tutti.